Buonasera, in collegamento Eurovisione con Sanremo trasmetteremo tra poco la serata finale del 29° Festival della Canzone Italiana. Seguirà prima visione a cura della Nicagis. Il telegiornale concluderà la serata. Sulla Rete 2 stiamo trasmettendo lo sceneggiato I Villeggianti, tratto dal dramma di Gorky. Alle 22.35 andrà in onda la rubrica Sì, no, perché? Al termine TG2 stanotte. Ed ora in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo trasmettiamo a colori la serata finale del 29° Festival della Canzone Italiana. Amici ascoltatori, buonasera e benvenuti al 29° Festival della Canzone Italiana. Vi trasmettiamo in questo momento via radio, Radio 2, via televisione, col TV1, dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Questa sera siamo collegati anche con parecchie nazioni sparse in tutto il mondo e vi vorrei dire anche quali sono questi paesi che questa sera ci hanno chiesto di farvi sentire tutte le canzoni di questo festival. Quindi vogliamo porgere un saluto particolare alle seguenti nazioni che in questo momento sono collegate in diretta, e cioè con Lussemburgo, Jugoslavia, Grecia, Portogallo, Algeria, Germania orientale, Ungheria, Bulgaria, Unione Sovietica, Polonia, Romania e Cecoslovacchia. Hanno pure richiesto lo spettacolo per trasmissione in differita il Sud America, la Spagna, il Canada, la Repubblica Federale Tedesca, la Francia e la Svezia. Hanno chiesto il collegamento radio il Brasile e l'Australia. A tutte queste nazioni noi di Sanremo in questo momento vogliamo mandare un saluto con un bel applauso e col mio tradizionale allegria. Ed ora dobbiamo dire qualche parola a quelli che ci seguono in questo momento e che sono incaricati di votare per le canzoni che presenteremo questa sera. Abbiamo già fatto due serate, abbiamo scelto 12 canzoni, tutte 12 queste canzoni hanno già ricevuto un certo punteggio che va dall'1 al 10. Questo punteggio, che fino a questo momento è completamente segreto, verrà reso palese in chiusura di spettacolo quando riceveremo altre votazioni
dalle giurie che sono in ascolto in questo momento. Faremo la somma dei voti che ciascuna di queste canzoni ha ricevuto ieri e l'altro ieri con i voti che riceveranno questa sera. La canzone che avrà il maggior numero di voti sarà la canzone vincente del 29esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 1979. Come vedete, quindi, si tratta di un meccanismo molto, ma molto semplice. Io vorrei cominciare subito perché abbiamo molte cose da fare, molte cose da dire, molti ospiti di cui ci occuperemo più in là, e vorrei invitare subito qui al centro del palcoscenico la mia graziosa partner che questa sera mi aiuterà per la presentazione dei cantanti. Si tratta di una giovane attrice che risponde al nome di Anna Maria Rizzoli. Eccola qui Anna Maria, finalmente gli ascoltatori italiani che in queste ultime due sere non hanno avuto la possibilità di ammirarla, la possono vedere di persona. Questa sera ha nuovamente cambiato colore in fatto di vestiario, questa sera in nero. Non devi più descriverlo perché mi vedono tutti. Non è più assolutamente necessario. Dunque l'Anna Maria Rizzoli ha le prime armi per quanto riguarda un festival, ma ormai la conosciamo come attrice, come cantante anche, e anche come cavallerizza, in quanto ci ha raccontato che sovente partecipa anche a delle manifestazioni, a delle gare di equitazione. Allora io direi di cominciare subito il nostro spettacolo e penso che i primi due, anzi fra parentesi, poiché i tempi non è che siano molto lunghi, per accelerare un po' i tempi, noi vi diremo di volta in volta i nomi dei primi due che presenteremo, cioè presenteremo i cantanti ogni volta li presenteremo in due, cioè diremo i nomi di due cantanti che si presenteranno qui sul palcoscenico. Cominceremo con chi, Anna Maria? Con Amare di Finà Ortone. Canta Mino Vergnaghi, dirige il maestro Piero Soffici. Segue Antoine con Nocciolino, dirige l'orchestra il maestro Jean-Daniel Mercier. Testo è di Maurizio Piccoli. A beneficio di quelli che ci seguono anche dall'estero e che ovviamente non conoscono i nostri cantanti, a meno che non si tratti anche di qualche cantante di fama internazionale, dirò che Mino Vergnaghi è un cantante completamente nuovo a questo genere di manifestazioni, una voce graffiante, molto interessante, anche se non vincerà sicuramente farà carriera. Mentre invece soprattutto voi che ci seguite nei paesi di lingua francese sicuramente conoscete Antoine, che è un laureato in ingegneria, un veterano che partecipò al Festival di Sanremo 10 anni fa. Poi è sparito perché da qualche anno a questa parte fa il navigatore solitario e ha compiuto anche parecchie imprese molto interessanti attraversando l'Atlantico. Comunque questa sera la sua impresa principale è quella di presentare una bella canzone. Esatto. Allora cominciamo col primo cantante, Mino Vergnaghi. Che insieme sia migliore.
l'età diritto di votare e dire no. Bisogno di campare, dire sì. E cerchi l'evasione più banale, oppure esplodi addio domani. Amare, cosa vuoi che voglia dire amare? Vuol dire forse quando fai E chi si rivede, eh? Dopo tanti anni è un piacere. Buonasera a tutti. Nocciolina, avevo un gatto a due code che col singhiozzo diventavano nove. Un cappello di latte, un vecchio ferro da stiro, un razzo di carta grande come una birra e mezzo litro di mare in cui giocare e nuotare. Ma un giorno disse: adesso il caso che metto anche un po' fuori il naso. A nocciolino raccontavano storie di re e castelli chiusi sempre per ferie. Lì cercava nell'armadio gigante, ma non trovava neanche il grillo parlante. Allora prese a pensare, mi vesto e provo a riuscire. Forse che Tarzan fa il tassista, il grillo andato fuori a pesca. Allora noccio, noccio, nocciolino, con barba tinta si travesti da uomo, andava incontro con gli occhi da bambino a un mondo grande che credeva fosse buono. Vide un vecchio secco come una foglia e che camminava come fosse una sveglia. Nessuno parlava né di canti o di balli, la strada sembrò un allevamento di polli. Allora disse fra sé: che cosa c'entrano i re? Compro un bel mucchio di giornali con cose vere e non banali. Allora noccio, noccio, nocciolino, fu vaccinato sul cammino, capì che al mondo ce n'erano di storie, sconfitte sì, ma anche il profumo di vittorie. Allora noccio, noccio, nocciolino, si tolse barba e baffi e ritornò bambino. In un cartello scrisse: non vogliamo trottole, se ci aiutate il mondo non avrà più trottole. Allora noccio, noccio, nocciolino, si tolse barba e baffi e ritornò. Antoine, desidero anche presentare questa sera, come contorno con la nostra orchestra, abbiamo anche il gruppo vocale di Paola Orlandi, che vedete lassù in alto,
e che servirà egregiamente per i vari effetti musicali che dobbiamo fare. Tra l'altro desideravo ricordare a tutti quelli che ci seguono questa sera che questa è una trasmissione interamente dal vivo, quindi non ricorriamo per quanto riguarda la gara canora a effetti che sono dovuti ai cosiddetti playback, cioè i cantanti cantano dal vivo, non su una registrazione fatta in precedenza. Quindi questo significa che siamo veramente in un clima di festival e di trasmissione tradizionale. Ormai forse noi siamo abituati a sentire certi effetti sonori, certi effetti musicali, che ovviamente con la tecnica moderna fanno sì che le registrazioni, i dischi, sono forse molto più belli della canzone cantata dal vivo. Ma questo aggiunge molto di più al valore dei cantanti che presentiamo questa sera, non ti pare? Certo, hai detto benissimo. Ora io vorrei presentare la terza e la quarta canzone in programma. La prima ha un titolo abbastanza singolare, Tu fai schifo sempre, di Giordano e Mauro, cantano i Pandemonium, dirige l'orchestra il maestro Gianni Mazza. Seguiranno Kim e The Cadillacs, con C'era un'atmosfera. Gli autori sono Stellitta, Golzi, Marrale, Cassano e Ruggero. Dirige il maestro Giancarlo Trombetti. Beh, allora io direi che anche per questi due interpreti dobbiamo dire qualcosa. I Pandemonium rappresentano un po' la nuova scuola musicale che va tanto di moda in questo momento in Italia. Cioè si presentano in tanti, cantano, suonano e ballano. Ecco, li vedete entrare adesso vestiti nei modi più strambi ed eccentrici. Ecco, mentre invece per quanto riguarda Kim e i Cadillacs è un... direi felice ritorno di un personaggio che venne tra noi una decina di anni fa dall'Inghilterra, un ragazzo che portò un genere nuovo musicale e che adesso ritorna di nuovo alla ribalta con il suo complesso. Comunque adesso partiamo con chi? Con i Pandemonium. Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella. Perché tu sei bella, sei fragile, sei un fiore. Ecco, sei un fiore. E svegliati una buona volta. Smettila di sognare. Io sai cosa ti dico? Fai schifo sempre, la mattina, a sera fai schifo sempre, quando scendi le scale fai schifo sempre, quando leggi o giornale fai schifo sempre, fai schifo. Ursula Andres, un fiore, lei si illudeva di essere un fiore, ma quale fiore? Un fiore.
Mi hanno comunicato in questo momento, e ne voglio dare lettura, prima che si esibiscono Kim e i Cadillacs, l'elenco delle 10 giurie che sono sparse in tutta Italia. In questo momento ognuna di queste giurie ha 10 elementi che dovranno votare dando un punteggio da 1 a 10 per ognuna delle canzoni che presenteremo. Allora, le giurie si trovano a Palermo presso il 141esimo Battaglione Fanteria Motorizzata, a Barletta presso l'Associazione Italiana Disc Jockey Antenna 1, al Lido di Venezia presso l'Hotel Rigel della Tourist Organization Leporatti Reception Center, a Reggio Emilia presso la Fenalc Capit, a Tavernelle, provincia di Perugia, presso la discoteca Boom, a Treviso presso il 51esimo Stormo dell'aeroporto di Istrana, a Parma presso l'Astrolario Club, ad Ancona presso il Circolo della Vela, La Spezia presso il reparto della Marina Consubin di Varignano e infine a Fondi di Latina presso la Autonoma Turismo Fondi di Sperlonga. Queste sono le 10 giurie, vedo che Kim è pronto, quindi possiamo senz'altro passare al suo pezzo. Proprio niente di speciale, ma poi come un lampo a ciel sereno io ti vedo e poi ti chiedo, mi vuoi? Poi sorprendi un po' anche me la risposta che tu dai. Vieni, stiamo insieme, on è certe, te lo sai, c'è un'atmosfera così, sì, proprio c'era quella sera tra noi, sì, proprio c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Proseguiamo con Liana, che è il titolo del pezzo che ci eseguono i Grimm. I testi sono di Loreno Lazzarini, dirige l'orchestra il maestro Gianni Dall'Aglio. Dunque, a proposito di Liana, vi vogliamo ricordare che questa è l'unica canzone
di tutte quelle che sono state presentate al festival di quest'anno tra autori che non appartengono a nessuna casa discografica. Questa è una grossa novità che ha voluto Gianni Ravera, l'organizzatore del festival di quest'anno, cioè l'ammissione anche di autori che non sono accasati. E pensate che si sono presentati addirittura 450 autori indipendenti. Solo una è arrivata in finale, staremo a vedere come se la caverà. Per quanto riguarda invece le canzoni presentate dai discografici, abbiamo avuto un totale di 579 canzoni, il che è quasi un record, direi. Dunque, dopo la canzone che abbiamo menzionato, cosa avremo? Ascoltiamo Umberto Napolitano in Bimba Mia. Dirige il maestro Alberto Nicorelli. Ecco, noterete che Umberto Napolitano è vestito molto elegantemente. Tu che cosa ne dici? Non lo vedo ancora, dovrebbe essere già sul palcoscenico. Ecco, in mezzo a tutti questi ragazzi vestiti in modo strano. Ecco, dov'è Napolitano? Ah, non c'è ancora, va bene, allora arriverà fuori fra qualche istante. Prima i Grimm. Allora cominciamo prima con i Grimm e tanti auguri. Così sbarazzina, così grande nella mia mente, e sorridi, 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 sorridi sei tu, mentre balli una luce ti brilla negli occhi, sei tu. Liana, 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 vestita di vento, liana, 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 un raggio di sole. E per coglierti senza rimpianti, per costringerti con le mie mani, con gli occhi cercare e scoprire qualcosa di più, per illudermi solo un istante e mami anche tu.
addosso, mi piango e rido, ma io ci credo che tu sia triste un po' anche per me. Bimba mia, mi si legge in viso che tu ti stai di un altro innamorato. Ottava canzone in programma. La prima ce la presenta Enzo Carella, si intitola Barbara, e di Carella e Panella dirige l'orchestra il maestro Gianni Mazza. Di Enzo Carella abbiamo poche notizie perché è un ragazzo che è all'inizio della sua carriera, quindi è un debutto molto importante. Gli auguriamo di fare carriera e di tornare tante volte negli anni a venire qui a Sanremo. Poi avremo i collage in La gente parla di De Sanctis, Di Nardo e Marrocchi. Dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi. Per quanto riguarda i collage, un gruppo di ragazzi che hanno debuttato qui a Sanremo 2 o 3 anni fa, molto bene, vengono dalla Sardegna. La Sardegna è una regione che ha dato pochi cantanti, ma quei pochi che ha dato molto buoni. Ascoltiamo quindi i due cantanti che vi abbiamo introdotto. Toccami con l'alito, fammi un caldo in più, dolce tu per tu, rubami, con le trecce allacciami, c'è più smania in noi che dall'onda in poi. Tienimi tra le mani e l'anima, fammi un male tenero, fantasiosa e barbara, offri di mano, ti tocco piano piano,
dal pianto, ti faccio un canto accanto, offro il bacio, ti bevo goccia a goccia, freddo ancora, il freddo mi innamora. Oh yeah. Barbara, diavola che scivola, scioglilo per noi, quel tuo senso in più. Il mio cuore è zucchero, rosso con le mandorle, rapinosa, mordilo, offriti in bocca, la bocca tua di cocca, offriti il naso, bocca tua è di raso, offrendo al collo, in bocca te più bello, offrendo ancora, il freddo mi innamora. Limpidi, limpidi,
Indubbiamente al giorno d'oggi nel mondo della musica leggera per fare carriera non basta essere dei bravi cantanti, ma bisogna essere anche dei personaggi, anzi direi che 50% bisogna essere dei personaggi per far parlare di sé. E io ritengo che i prossimi due sono veramente dei personaggi, non trovi, Anna Maria? Esatto, sì. Infatti il primo è Franco Fanigliulo, ci canta A me mi piace vivere alla grande, di Avogadro, Borghetti, Fanigliulo e Pace. Dirige il maestro Gianni Mazza. Ecco, questo per esempio è un cantante che è arrivato a Sanremo quest'anno, è un debuttante assoluto, direi praticamente alle sue prime armi, anche se non è più molto molto giovane come tutti gli altri. So che ha fatto il marittimo a bordo delle petroliere, sì. Adesso sta facendo il contadino. Infatti. E a tempo perso dice che canta, staremo a vedere come se la cava a Sanremo. Poi chi avremo? Il secondo è Enrico Beruschi, Sarà un fiore, di Pace, Conti, Panzeri. Dirige il maestro Jean-Daniel Mercier. Ecco, probabilmente già avrete sentito qualche applauso che è giunto dalla platea, è dovuto al fatto che Enrico Beruschi non è un cantante, ma è un attore comico. È venuto alla ribalta un anno fa e sta veramente bruciando le tappe, perché dopo solo un anno che fa il comico è già sul palcoscenico di Sanremo. Probabilmente vuol giocare la carta di cantante. Vedremo come se la cava. Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a De Firenze. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, niente celebrare, bagni di candeggina. Voglio sentirmi uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Padre di mia moglie mi aveva sempre detto, portala dove vuoi ma non portarla a letto dove dormi, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole mutando. Il principe per me, la strega sta arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Beh, non c'è dubbio che Fanigliulo sia un personaggio, comunque fra qualche istante ne vedremo un altro, per il quale ci vuole un po' di preparazione qui sul palcoscenico, in quanto si presenterà con un notevole contorno,
intanto desideravo ricordarvi che quest'anno c'è una grossa novità per quanto riguarda il festival. Mentre saremo in attesa delle votazioni, avremo degli ospiti fuori programma, degli ospiti d'onore eccezionali che vengono un po' da tutto il mondo. Avremo con noi, tanto per citarne qualcuno, addirittura Tina Turner, avremo Kate Bush, avremo Demis Roussos, per non parlare poi di Riccardo Cocciante, avremo Gigi Proietti, Iva Zanicchi, Pippo Franco, tutti grandi personaggi del mondo dello spettacolo che ci aiuteranno ad attendere le votazioni. Beh, intanto io vedo però che stanno attendendo di cantare quelli che faranno da contorno al prossimo personaggio, che è Enrico Beruschi. Domanda dolcemente, cos'è che schifo? Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi, cos'è che schifo? Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera, ed ancora mi domandi, cos'è che schifo? Ma come? Scusa tanto. Primavere, la signora Belvedere non domanda più al marito, cos'è che schi? L'ha saputo dal postino, birichino, che passava ogni mattino, cos'è che schi? Ma come? Il proverbio è presto fatto, o sei grullo o sei distratto, ma è la donna che ti insegna, cos'è che schi? Ma come? Scusa tanto se è così, ma la donna quando vuole dice sì, sarà un fiore, che cresce con la pioggia e con il sole, se c'è la luna cambia di colore, Marisa dai non chiedermi cos'è, sarà un fiore, che cresce con la pioggia e con il sole, se c'è la luna cambia di colore, Marisa dai non chiedermi cos'è, sarà cos'è, sarà un fiore, peccato che non sa telefonare, che tante cose ti vorrebbe dire, Marisa dai non chiedermi cos'è, sarà cos'è, sarà cos'è, sarà cos'è. Beh, è successo a me, ma poteva succedere anche a lei. Dai, Ceccarelli, su, Ceccarelli, vai! Siamo arrivati alle ultime due canzoni in programma. La prima ce la presentano i Camaleonti con Quell'attimo in più di Avogadro, Pace e Lavezzi. Dirige il maestro Pinuccio Tirazzoli. Segue infine Lorella Pescerelli in New York di Migliacci e Paoli. Dirige il maestro Amedeo Tommasi. Che
Beh, non c'è dubbio che quest'anno al festival abbiamo canzoni allegre, come avete sentito. Adesso abbiamo le ultime due, i Camaleonti. Beh, noi tutti in Italia li conosciamo molto bene. Furono uomini di rottura, diciamo, nel senso che portavano qualcosa di nuovo una decina di anni fa, quindi fanno parte della vecchia guardia. Per Lorella Pescarelli invece il discorso è un altro, è una cantante giovanissima venuta alla ribalta quest'anno in seguito a un concorso, quindi è praticamente una voce nuova. Allora, a voi Camaleonti. Ci rovina sempre la paura delle ombre di un addio, condizionamenti sfiorano come serpenti il corpo mio. Qualcosa di più, dammi qualcosa di più, se mi vuoi non ricordarmi mai che esiste un poi. E come cocaina, come sole, come brina tu sarai. Gioco delle parti, non cercare di svegliarmi o perderai. Quell'attimo in più, vero, quell'attimo in più. Se deve essere amore, che amore sia, come vento e tempesta ci porti via. Anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso, sentimento, scegli. Porti via anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso, sentimento, scegli tu. Se l'amore è un'arte di toccare le mie carte, non mi va. Scelgo sempre l'emozione che ti dà quell'attimo in più, vero, quell'attimo in più. Se deve essere amore, che amore sia, come vento e tempesta ci porti via. Anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso, sentimento, scegli. An-
cercherò, io cammino a pugni stretti, mi domando se la troverò. Con Lorella Pescerelli abbiamo terminato la presentazione delle 12 canzoni finaliste del 29esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A questo punto entreranno in funzione le varie giurie sparse in tutta Italia e ci vorrà circa tre quarti d'ora prima che si possano sapere gli esiti. Naturalmente durante questi tre quarti d'ora, come vi ho preannunciato, avremo degli ospiti veramente eccezionali che ci aiuteranno a trascorrere il tempo. Però siccome prevedo che probabilmente in questo momento in tutte le case cominceranno a scommettere i vari membri della famiglia quale sarà la canzone vincente, ricorderò brevemente i titoli e gli interpreti delle 12 canzoni che abbiamo trasmesso fino a questo momento. Abbiamo ascoltato Mino Vergnaghi in Amare, Antoine in Nocciolino, i Pandemonium in Tu fai schifo sempre, Kim and the Cadillacs in C'era un'atmosfera, i Grimm in Liana, Umberto Napolitano in Bimba Mia, Enzo Carella Barbara, i Collage La gente parla, Franco Fanigliulo A me mi piace vivere alla grande, Enrico Beruschi Sarà un fiore, i Camaleonti Quell'attimo in più e Lorella Pescerelli in New York. Da queste 12 canzoni scaturirà la canzone vincente del 29esimo Festival della Canzone di Sanremo. Bene, intanto vedo che Anna Maria è arrivata in palcoscenico, perché a questo punto dovremo passare ai nostri ospiti di questa sera. Sì, abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Il primo, del primo ti posso dire che se fosse tanto bello quanto è bravo sarebbe bellissimo. Hai indovinato chi è? Beh, io non voglio esprimermi, quindi è meglio che esprimi tu il giudizio. Pippo come donna. Franco! Signore e signori, Pippo Franco apre la serie dei nostri ospiti. Signore e signori, buonasera, buonasera, salve, salve, buonasera, salve a tutti. Io sono l'unico che dà il buonasera, salve, gli altri sparano direttamente. E mi presento in veste di cantautore, perché io nasco come cantautore, cioè io nasco per una disgrazia non voluta dai miei genitori. Tant'è vero che quando ero piccolo, quando mi venivano a trovare i parenti, mia madre che andava ad aprire loro la porta, diceva: oh, aiutatemi a dire quant'è carino, che a me non mi viene spontaneo, aiutatemi pure voi. Ah, il problema tutto sommato si limita soltanto al naso.
Dice, perché con la bocca stai messo meglio? In fondo io sono fatto in carne ed ossa come tutti gli altri. Certo, sono messo un po' alla rinfusa, ma insomma eccomi qua. Dicevo che io nasco come cantautore, ho inciso anche dei dischi, ho ricevuto anche dei complimenti. Una volta un signore mi ha fermato per la strada, dice, ah, ho comprato questo disco veramente molto divertente. Dico, ah, era lei. Fa piacere vedermelo davanti tutto insieme. Oh, e le mie canzoni hanno la particolarità, purtroppo, che sono un po' sgrammaticate, perché quando vengo colto dalla furia della composizione riaffiora la mia origine popolare, c'è sempre qualche verbo che mi fa lo sgambetto. Io ho sempre pensato, fino a poco tempo fa, per esempio, che il congiuntivo fosse una malattia degli occhi, per dire, no? Però ho scoperto che in giro c'è moltissima ignoranza, molta disinformazione, poi non è che la maggior parte delle canzoni odierne ti aiutino molto a progredire culturalmente, c'è gente che si crede che preterintenzionale sia un sacerdote che lo fa apposta e che il gran San Bernardo sia un cane alto a 1900 metri, questo per dire, no? Oh, e comunque oggi la canzone ha una certa responsabilità, nel senso che la maggior parte delle canzoni, tutto il mercato discografico, si rivolge ai bambini, bambini che adesso sono attentissimi, sveglissimi, molto di più di quanto non fossimo noi quando eravamo piccoli. Oggi i bambini hanno la televisione, la guardano continuamente, io la guardo poco perché mi dicono che disturbo, come mi metto seduto mi si addormenta una gamba. Dicevo, ma succede a tutti, sì, ma la mia russa. No, dicevo, i bambini oggi sono veramente molto pronti, non gli puoi più neanche raccontare le favole. Io ci ho provato con mio figlio, dico, c'era una volta un re, diceva papà, ma che stai a dire, c'era una volta un presidente della Repubblica. Dico, vabbè, c'era una volta un presidente della Repubblica, che però era anche il re della foresta, il re della foresta. Poi improvvisamente la foresta scomparve. Dico, e qua finisce la favola. Dice papà, come mai finisce qua? Dico, e che ne so, il processo è ancora in corso. Ma sono terribili sti bambini, sai. Vabbè, sono una cosa incredibile. No, perché ieri mio figlio ha chiesto a mia moglie, dice, mamma, mamma, che cos'è l'orco? Dice, l'orco è quello che si mangia i bambini. Ah, allora è la marca di un anticoncezionale. Insomma, per loro è tutto chiarissimo, e per noi che la confusione impera sempre di più, come quell'autista del pulmino che riportava i bambini da scuola a casa, che ha riportato un bambino, ha suonato la porta, la madre ha aperto, ha guardato, dice, ma questo mica è mio figlio. Dice, lo so signor, ma gli conviene apprenderselo perché è l'ultimo che mi è rimasto. Ecco, la canzone di questa sera, grazie, comodi, comodi, si fa per dire, la ringrazio dell'unanimità, del tentativo, e la canzone che canto questa sera, canzone scritta da me, una canzone che prevede la presenza di 8 bambini che chiamerei senz'altro qui sul palcoscenico. Ragazzi, venite, ragazzi di corsa, ragazzi, ragazzi, eccoli qua, sono 8 ragazzi straordinari, bene bene, tutti in fila qui come abbiamo provato già, eccoli, ecco, stai buono Andrea. Questi bambini sono per metà dell'orso, per metà cerqua e per metà morbelli. La canzone è una canzone che naturalmente è una canzone per bambini, che però vuole rivolgersi essenzialmente ai grandi. Con i nostri chiar di luna, quando al cinema si va, il bambino mio fa festa, e un po' anche il suo papà. Ma nel buio sul più bello, lui ti dice così. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Thank you.
lo stadio c'è fermento, con mio figlio sempre qua. Ho giocato la schedina, la mia vita cambierà, ma al momento del rigore lui ti dice così. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non mi posso proprio più, che io la faccio qui. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Ma no, ma è mai possibile? Ma dai, va bene. Bambini che ci seguite da casa, avete il permesso, se vi scappa la pipì, di ritirarvi per qualche istante dopo questa canzone che sicuramente avrà provocato qualcosa. Amici ascoltatori, adesso abbiamo come ospite un personaggio che ha fatto storia qui a Sanremo negli anni passati. Voi sapete che da qualche tempo a questa parte i big della canzone, diciamo così, all'italiana, hanno un po' disertato Sanremo, sono un po' restii a presentarsi, però ogni tanto c'è qualcuno che viene qua in veste di ospite d'onore e a noi certamente fa molto piacere ospitarlo. Pensate che ora abbiamo uno dei personaggi ai quali sono legate alcune tra le più belle canzoni della cosiddetta epoca d'oro di Sanremo. Abbiamo come ospite qua sul palcoscenico dell'Ariston Iva Zanicchi. Ecco, sentite l'applauso del pubblico indirizzato ad Iva Zanicchi. Io veramente non mi ricordo esattamente quanti ne hai vinti di festival. Ma io ho vinto 3 festival di Sanremo, sì. Ed erano tutte belle canzoni, quali erano? Le vogliamo ricordare? Sì, la prima era Non pensare a me, poi Zingara e Ciao cara come stai. Tutte canzoni che abbiamo cantato per molti anni. Beh, immagino che questa sera, non so, sei più emozionata adesso che sei qui come ospite d'onore o eri più emozionata quando eri in gara? Ma direi che l'emozione è la stessa. La stessa, però non è detto che io non mi ripresenti come concorrente qui a Sanremo, perché mi diverto. Eh sì, prossimo anno! E noi ci auguriamo che così accada, anzi vi devo dire che c'è veramente un particolare interesse da parte di tutti i cantanti dell'epoca d'oro di Sanremo a ritornare a Sanremo. Quindi io penso che può darsi che un altro anno, che festeggeremo il 30° anniversario, pensate, veramente 30 anni sono tanti di Festival di Sanremo, probabilmente riusciremo a radunare su questo palcoscenico tutti i grandi interpreti della canzone. Ed ora cediamo il microfono a Iva Zanicchi. Grazie. La prima canzone? Grazie. La prima canzone si intitola Per te e la seconda, anzi, sono un po' emozionata. La prima si intitola Pronto 113 e la seconda Per te. Mio amico lui. Io sto morendo d'amore, di questo amore, e non faccio caso alla mia pazzia. Che quando mi prende la malinconia, io mi sarei applaudita in questo gioco. Mio, che paura fa mio Dio.
mia servirlo. Un suo pensiero intuirlo. Desiderare in segreto non è divieto. E sto gridando d'amore, na, 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 na. Per questo amore, na, 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 na. E sto cantando io, è fin troppo mio. Che paura fa mio Dio, io sto cogliendo la ora, na, 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 na. Il nostro amore, na, 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 na. Mi sta uccidendo d'amore. Pronto 113, per favore. Tu a casa mia verrai perché ti amo e un mio abbraccio ti farà crescere bene. Io ti ascolto quando parli del tuo tempo, solo notti ti regalo amore amaro. Sono pazza io di te e i tuoi baci, tu morire mi farai nelle tue sere. Se le prendo tutte intere, io sospiro, respiro per te, sta urlando il cuore adesso, sì. Per te, forse sono troppo avanti io per te, sto perdendo la mia testa per te. Thank you.
altro ospite eccezionale. Fa teatro, cinema e televisione. È un personaggio straordinario. Signore e signori, Gigi Proietti. Grazie tanto, grazie. Detto da lei. Dunque, ecco a noi Gigi Proietti. Come ecco a noi Gigi? Come sarebbe a dire? No, dice, è un modo come un altro, è un modo spiritoso per iniziare un'intervista. Ma l'intervista non c'è. Come c'è? C'è l'intervista. Ma come? No, l'intervista dice che non c'è. Allora me la faccio da me. Dice, dice, chi dice? No, dice, si dice così per cominciare. Dice, ma ti fai due domande e ti rispondi. Dice, breve, succinto. Comprendioso, vabbè. Dice, ma chi dice? Dice, ma come mai Proietti qui a Sanremo? Aspettavo, questa è una domanda birichina, niente, è presto detto. Datosi che sto facendo uno spettacolo musicale intitolato la commedia di Gaetanaccio, e datosi che questa commedia scritta da Gigi Magni con musiche di Pintucci e indegnamente mie, è tratto un long play che esce in questi giorni, allora anche io qui vienici a dire, fai sentire un paio di pezzi. Dice, ma chi lo dice? Dice, così si dice. Dice, vieni lì e fai due pezzi. Vabbè, dice, ma come, cioè, come va? Dice, ma insomma, un po' strano. No, come va? Dice, lo spettacolo come? Lo spettacolo va benissimo. A Roma dobbiamo ricominciare il 31 di gennaio e sono venute già 100.000 spettatori. 100.000 spettatori? 100.000 spettatori, mi viene da piangere. Come, 100.000 spettatori? Mi viene da piangere. No, mi viene da piangere il titolo della prima canzone che adesso vi vado ad ammollare. Mamma. Mi viene da piangere, ma che sarà? Che mi significa sta novità? L'uomo non piagne, ma io perché mi metto a piangere davanti a te? Pure si soffre e si sente morire, l'uomo non può comportarsi così. L'uomo è forte, non si piega, l'uomo è uomo, chi lo nega? Dice, non piagne, per carità, se non ci perdi di dignità, l'uomo ci perde di me perché, che c'ho da perdere, se ho perso a te. L'uomo c'è bene, l'uomo è oro, e chi lo nega? L'uomo c'è perde, dimmi perché, che c'ho da perdere? A te. Grazie. Me ne vado subito, un'altra di altro genere, un pochino più violenta. Devo introdurla un attimo, ma appena appena, insomma. Quest'altra fa parte sempre dello spettacolo ed è cantata dal personaggio protagonista in un momento abbastanza disperato per lui, perché è il momento in cui
viene abbandonato dalla sua donna, crede di aver ammazzato, ucciso un uomo e non riesce a mangiare mai. Per cui, ecco, adesso me l'accompagnano casualmente i Pandemonium, che lavorano con me in teatro, e è intitolata Notte di Senza Luna. Notte di senza luna e di dolore, un morto sul groppone pesa assai. Più peggio di così, dice se muore, però sto peggio non è morto mai. Faceva il dritto, per cui l'ho fatto, e in sepolture è andato dritto dritto, a diventare quattro ossa di prosciutto. Così sta zitto. Notte di senza cena, e piano ancora, panza vuota, se sta male assai, più peggio di così, dice se muore, però sto peggio non è morto mai. C'ho il cuore afflitto e poter piatto, e a pelle ossa ormai mi sono ridotto. Io so il ritratto. Notte di senza amore, e te rancore, bella te cerco, ma non so dove stai. Più peggio di così, dice se muore, però sto peggio morto mai. Quello che hai fatto è stato brutto, ma in giro è risaputo che son matto. Se la ritrovo me ne mangi il fritto, boom, te può far botto. Notte di senza luna e di terrore, morte di cerco, non te trovo mai. Più peggio di così, dice se muore, se muore, però sto peggio non è morto mai, non è morto mai. Notte di senza luna, notte di senza luna, notte di senza cena, notte di senza cena, notte di senza luna. Grazie. Allora, signori da Sanremo, proseguiamo con i nostri ospiti fuori programma, i nostri ospiti d'onore. Ora avremo il primo degli artisti stranieri, e questo è veramente un grande artista di levatura internazionale. Partì nel 1970 con un suo complesso, si chiamava gli Aphrodite's Child, vi ricordate? Oggi è un numero uno nel campo internazionale della musica leggera. Eccolo qui, signori, sul nostro palcoscenico, Demi Roussos. Riempirei col vuoto, in
per mago vorrei e aprirei le vetrine e ai ragazzini direi è vostra la città e ser mago vorrei nell'autunno che scende il vento porterei dell'estate che in noi e tutti i giorni sai io farei dei diamanti dalle lacrime che un bambino mi dà e poi se tu molto grazie. Buonasera a tutti, sono molto contento di cantare in Italia. Io sono poco raro qui, però ogni volta che vengo in Italia sono molto molto contento. Adesso volevo cantare una canzone che va a essere il mio ultimo 45 giri in italiano, che si chiama Dolce Veleno. Un po' sembri un fiore che più l'acqua non ha ed il corpo tuo stesso accanto al mio sembra un sole che caldo più non dà. Non esiste più la bambina che arrossiva un po' fino a poco fa. C'è una donna che non si sazia mai. Sai che l'amore è veleno dolce che ti consumerà, veleno dolce che poi ti perderà, ma perdersi per lui a ritrovare
ancora un altro ospite. È un cantante italo-franco-vietnamita. È amatissimo dal pubblico più giovane e i suoi dischi sono sempre in testa alle classifiche. Signore e signori, Riccardo Cocciante! La nebbia che si porta la mattina, stata la sera di un bambino, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti incerti di un bambino, l'inverno che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io tango, le mani in tasca tango, la voce in festa canto, la banda in festa canto, corro nel vento e canto, la prima sera canto, la primavera. L'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, il palco che sarà dove farà, i passi lenti incerti di un bambino, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca canto, di più
una lacrima in più, mentre il tempo vola. Prima il bene, poi il male, per zucchero al sale, succhiano la gola. Carnevale, e comincia così la mia recita. Salto fuori da questa mia scatola e la mia fascia ride già. Carnevale, basterà che io suoni un'armonica per riempire ogni cosa di musica e tutto quanto cambierà. Oggi è presto si può, se penso là, se festa si vuoi per aiutarci a cambiare la realtà. Troppe parole seccano la gola. Carnevale, se la vita mi sembra un po' stupida, tolgo un asso da questa mia manica e tutto quanto cambierà. Carnevale, se ogni giorno mi sembra più inutile, ballo fino a stancarmi anche l'anima, che poi domani si vedrà. Oggi in festa si può per consolarci, in festa si può per aiutarci a cambiare la realtà. Si chiuderà con due illustri interpreti della canzone su piano internazionale. Una è un inglese, un'altra è un'americana. Personaggio che vi presenteremo per primo è venuto alla ribalta di recente e si è imposta soprattutto per una tecnica, uno stile che la distingue completamente dagli altri interpreti. Una voce veramente unica che ha fatto un enorme successo con una canzone che soprattutto i giovani conoscono, che si intitola Wuthering Heights, ve la ricordate certamente. Bene, questa sera è nostra ospite e canterà un suo ultimo successo tratto da un suo 45 giri. Si tratta di Kate Bush. Thank you.
nostro ospite di fama internazionale, la regina del rock and roll, Tina Turner. Bene amici ascoltatori, abbiamo trascorso questi tre quarti d'ora in compagnia di questi illustri personaggi del mondo della musica leggera in attesa delle classifiche e io mi auguro che a questo punto le classifiche siano pronte e che il notaio di Sanremo sia in grado di darmi l'ordine che io adesso vi comunicherò con l'ausilio di un grande tabellone che abbiamo qui nel centro del palcoscenico e che dovrebbe essere abbassato. Su questo tabellone voi vedrete i titoli delle 12 canzoni che erano in gara questa sera e su questo tabellone dovrebbe apparire naturalmente anche la somma dei punti che queste canzoni si sono accaparrate sia ieri che l'altro ieri. Eccolo qua che sta scendendo. Vedete, ci sono le 12 canzoni, i titoli. Non vedo però il punteggio delle serate precedenti, perché al punteggio delle serate precedenti dovremmo aggiungere i punti di questa sera. Vorrei far venire anche sul palcoscenico due ragazzi che sono incaricati di scrivere i punti. Se vogliono venire sul palcoscenico, per favore. So che c'è una signorina e un giovanotto. Ecco, mi pare che abbiamo la signorina che risponde al nome di Tania e il giovanotto risponde al nome di Agostino. Benissimo.
Abbiamo bisogno di una scaletta perché il tabellone, come vedete, è molto alto e quindi vi dovrete arrampicare fin lassù. Allora, adesso io vorrei che il notaio, il dottor Alberto Suetta, il notaio di Sanremo, venisse qui sul palcoscenico per consegnarmi le classifiche. È presente il notaio, per favore? Il notaio doveva essere qua in platea, pronto. E naturalmente tutto è proceduto liscio fino a questo momento, non abbiamo avuto degli intoppi, ma proprio adesso, che è il momento più importante, il notaio che dovrebbe essere qua con la classifica non c'è. Eccolo che sta arrivando, benissimo, brava Anna Maria. Eccolo qua, il dottor Suetta di Sanremo. Dottore, lei è già pronto con le classifiche, mi vuol consegnare il foglio, non dica nulla perché dobbiamo creare un po' di atmosfera, vero? E quindi io leggerò le classifiche in base a quello che lei mi ha dato. Dunque, allora, qui abbiamo i totali voti della serata, voti della prima e della seconda serata, ho capito, va bene. Allora, signori, possiamo cominciare? Io la totale finale, sì. Bene, e comincerò a leggere dalla prima canzone, va bene. Allora ragazzi, se siete pronti, tu aiutami moralmente. Sì, certo, moralmente. Io con i numeri non ho mai avuto molta dimestichezza. Neanch'io, siamo in due. Tocca sempre a me fare le cose con i numeri, va bene. Allora ragazzi, Amare. Cominciamo con la canzone Amare. Amare, dunque i voti della prima sera, della prima serata erano 701. Poi questa sera la canzone Amare ha avuto 740 voti, quindi siamo a un totale di 1441 voti. Ecco. Allora io direi che forse è meglio scrivere soltanto il punteggio della serata e non mettere i punti della serata precedente. La canzone Nocciolino ha riportato nella prima esecuzione 449 punti. Questa sera ne ha riportati 508, quindi ha un totale di 957 punti. La canzone Nocciolino, 957 punti. Ma sei bravissimo a fare i conti, non è vero? Beh, non sei fino adesso non sono io che faccio, no, non crediate che stia facendo le somme così celermente, sono scritte qua. La canzone Tu fai schifo sempre ha riportato la prima sera 490 punti, questa sera ha portato 503 punti, quindi ha un totale di 993 punti. 993 punti. Mi raccomando, Agostino, non cadere da quella scala, eh? Però sono abbastanza veloci, devo dire. Sì, direi. Perché un numero alla volta. La quarta canzone, C'era un'atmosfera, ha riportato la prima sera 570 punti, la serata seguente 484 punti per un totale di 1054 punti. 1054 punti per C'era un'atmosfera. Poi abbiamo la canzone Liana che in occasione della prima esecuzione ha avuto 448 punti, questa sera ne ha avuti 406 per un totale quindi di 854 punti. Allora, ripeto, un totale di 854 punti. Abbiamo difficoltà con il numero. Cosa facciamo qui? Ci vorrebbe un martello per farlo entrare. Ma ho l'impressione che non riuscirà a arrivare fino là. Va bene, allora... Un po' di forza, Agostino, ce un po' ce di lo energia, ricorderemo. No. Non entra, non entra. Ai, ai, ai. Ecco, forza, sì, adesso arriva, adesso ce la fa. Benissimo, allora, 854 forza. Punti. Ed ora passiamo alla sesta canzone. La sesta canzone era Bimba mia, che ha avuto in occasione della prima esecuzione, ha avuto 494 punti, questa sera ne ha avuti 550, quindi abbiamo un totale di 1044 punti. 1044 punti. Ecco, qui vedo che è molto più semplice far entrare i numeri. 1044 punti per la canzone Bimba mia. Ed ora ci occuperemo della canzone Barbara, che ha avuto per la prima serata 702 punti, questa sera ne ha avuti 555, il che la porta a 1257 punti, 1257 punti per la canzone Barbara.
E ora abbiamo la canzone la gente parla, che ha avuto per la prima esecuzione 653 punti, questa sera ne ha avuti 557 per un totale di 1210 punti. 1210 punti per la canzone La gente parla, 1210 punti. Ed ora abbiamo la canzone A me mi piace vivere alla grande. Per la prima esecuzione ha avuto 620 punti e questa sera ne ha avuti 536. Quindi abbiamo un totale per A me mi piace vivere alla grande 1156 punti. 1156 punti. 1156 punti per A me mi piace vivere alla grande. Bene, attenzione, adesso abbiamo la canzone Sarà un fiore. Prima esecuzione, 647 punti. L'esecuzione di questa sera ha dato 549 punti. Quindi abbiamo un totale di 1196 punti. 1196 punti per la canzone Sarà un fiore. 1196 punti. Ed ora abbiamo la canzone undicesima qui nel tabellone, Quell'attimo in più, che ha avuto per la prima esecuzione 619 punti, questa sera ne ha avuti 637, quindi è un totale di 1256 punti. 1256 punti per Quell'attimo in più. E ora attenzione, abbiamo la canzone New York, che ha riportato 590 punti in occasione della prima esecuzione, 559 punti questa sera, per un totale di 1149 punti per la canzone New York. Allora signori, questo significa, ovviamente avrete già fatto degli appunti, avrete già fatto i conteggi, se non sbaglio, io penso che la terza canzone classificata è Quell'attimo in più dei Camaleonti di Avogadro, Pace e Lavezzi, mentre la seconda canzone classificata dovrebbe essere quella di Enzo Carella, Barbara. La canzone Barbara, Carella Panella, e la canzone vincente Amare Mino Vergnaghi di Finà Ortone. Beh, devo dire che questo ragazzo Vergnaghi veramente ha un'ottima voce, è un personaggio che dovrebbe fare molta strada e quindi penso che non abbiamo delle obiezioni. Meritava, una bella canzone, senz'altro. Un ottimo cantante. Per quanto riguarda tutte le altre 11, ovviamente ci saranno molte polemiche, contestazioni, però l'importante è arrivare alle finali di Sanremo. Adesso signori, permettetemi di controllare l'orologio un istante, in base al tempo che abbiamo a disposizione, vedo che mi segnalano dalle quinte che abbiamo la fortuna di avere abbastanza tempo a disposizione per riascoltarle tutte e tre. Per riascoltarle tutte e tre. Quindi io direi, se per favore vogliamo alzare il tabellone in modo che possa di nuovo riapparire la nostra orchestra. Cominciamo dalla terza. E io direi di cominciare dalla terza. Ecco qui Anna Maria. Vediamo se abbiamo qui il programma. Mi auguro di averlo. Eccolo qua. Dunque abbiamo detto che la terza era... Erano i Camaleonti. I Camaleonti, Quell'attimo in più, di Avogadro, Pace e Lavezzi, dirige il maestro Pinuccio Pirazzoli. Signore e signori, terzi classificati al festival di quest'anno, i Camaleonti. Forza signori, facciamo loro un bel applauso, se lo meritano. Sono apparsi per la prima volta 10 anni fa in televisione a Sanremo. Vedete ragazzi che... come avevo detto, non tramontate mai, chi ha del talento è sempre alla ribalta. Siete stati molto coraggiosi perché, come ho detto, i big della canzone ormai sono un po' restii a venire a Sanremo, invece i Camaleonti hanno accettato di venire ugualmente e sono stati giustamente premiati classificandosi terzi. Allora ascolteremo adesso la loro canzone e facciamo tanti auguri affinché la vostra canzone possa vendere tanti bei dischi. Signore e signori, i Camaleonti.
pensieri. Ci rovina sempre la paura delle ombre di un addio. Condizionamenti sfiorano come serpenti il corpo mio. Qualcosa di più dammi, qualcosa di più. Se mi vuoi non ricordarmi mai che esiste un poi. Come cocaina, come il sole o come brina tu sarai. Gioco delle parti, non cercare di svegliarmi o perderai. Quell'attimo in più, vero, quell'attimo in più. Se deve essere amore, che amore sia, come vento e tempesta ci porti. Se vuoi sesso sentimento scegli. Se deve essere amore, che amore sia, come vento e tempesta ci porti via. Anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso sentimento scegli. Scelgo sempre l'emozione che mi dà quell'attimo in più, vero, quell'attimo in più. Se deve essere amore, che amore sia, che nel vento e tempesta ci porti via. Anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso sentimento. Anche solo un istante che accechi la mente importante. Basta sia violento, se vuoi sesso sentimento scegli. Questi erano i Camaleonti, terzi classificati. Ora presenteremo la canzone seconda classificata, che è Barbara, canta Enzo Carrella, dirige il maestro Gianni Mazza. Bene, questo credo sia una cosa che farà piacere ai giovanissimi, ai debuttanti a Sanremo, perché questo era un ragazzo, come avevo appunto detto quando l'abbiamo presentato inizialmente, ho detto un ragazzo di cui c'è poco da dire, perché è all'inizio della sua carriera. Mi ricordo soltanto che dissi l'altro ieri, quando lo presentai la prima volta, mi è simpatico perché veste i colori a me simpatici, cioè il bianco e il nero, quello della più grande squadra di calcio. Allora ascoltiamo Enzo Carrella che canta Barbara. Forza Lazio! Rubami con
con le trecce allacciami. Ma c'è più smania in noi che dall'onda in poi. Tienimi tra le mani e l'anima. Fammi un male fantasiosa e barbara. Offre di mano. Ti tocco piano piano. Accanto accanto, offrendo un bacio, ti bevo goccia a goccia, offrendo un'ora, il freddo mi innamora. Scioglilo per noi, quel tuo senso in più. Fondilo, il mio cuore è zucchero, rosso con le mandorle. Rapidosa, mordilo, offriti in bocca. La bocca tua di cocca, ho freddo al naso, la bocca tua di raso, ho freddo al collo, in bocca tua è più bello, ho freddo ancora, il freddo mi innamora. Questa era la seconda classificata. Ora Sanremo, che siete qua in teatro, penso che dobbiamo accogliere veramente con un caloroso applauso questo giovane che ha vinto il 29esimo Festival della Canzone di Sanremo, un giovane che sicuramente ha un brillante avvenire dinanzi a sé, Mino Vergnaghi. Mino Vergnaghi riceve il primo dei tanti premi che riceverà questa sera, un bacio naturalmente da Anna Maria Rizzoli. Mino, senti, scusami, bisogna che tu venga qua un istante, sei un personaggio nuovo. Io quando ti ho presentato l'altra sera ho detto che eri un ragazzo che sicuramente aveva un avvenire brillante davanti a sé, una voce graffiante, e quindi vogliamo sapere qualcosa a tuo riguardo. Dunque, tu di dove sei? Sono di Trivero, un paese in provincia di Vercelli. In provincia di Vercelli, cioè vieni dalla zona delle risaie, in un certo qual modo. Beh, si vede che il riso fa bene, ecco, è servito per darti una bella voce. Poi è un bel ragazzo, ecco, sentiamo un po' l'Anna Maria Rizzoli che cosa pensa. Ecco, ma tu come lo vedi? Molto carino, non mi piace molto questa tuta, così. Però sei molto carino, molto bravo, anche perché sei giovanissimo, so che tu hai 23 anni mi pare. Tanti auguri, allora ci fai ascoltare la tua canzone? Sono sicuro di sé, non solo per il successo come cantante, ma anche sicuramente per il successo che avrà con le ragazze, perché indiscutibilmente è un bel ragazzo e merita il successo che avrà. Forza. Domani ancora uguale.
dire no. Bisogno di campare e dire sì. E cerchi l'evasione più banale. Signore e signori, cala il sipario sul Festival del 1979. Naturalmente noi vi ringraziamo tutti per averci seguito attraverso i microfoni di Radio 2 e attraverso le telecamere della TV1. Vi diamo appuntamento a tutti per il 30° anniversario del Festival. Gianni Ravera mi dice che un altro anno ci sarà veramente uno spettacolo mostro al quale probabilmente verranno invitati tutti i grandi protagonisti degli anni passati. Noi adesso chiudiamo con la sigla musicale che era eseguita dagli Schola Cantorum e che per l'occasione sarà anche cantata da un coro di bambini di Sanremo. Ringraziamo Anna Maria, grazie, che ovviamente vuole dare un saluto a tutti. Sì, volevo ringraziare il pubblico perché veramente mi ha accolto con tanta simpatia. Spero di esservi piaciuta e di essere stata simpatica. Grazie. Signore e signori, arrivederci, buona fortuna a tutti, ci vediamo un altro anno. Felicità è sentirsi dentro molto differente. La felicità.
In collegamento a Eurovisione con il Teatro Ariston di Sanremo, abbiamo trasmesso la serata finale del 29° Festival della Canzone Italiana.